Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. È uscito il primo teaser della serie dedicata al pinguino, personaggio che abbiamo conosciuto nel film di The Batman. Allora, da che ho letto, dovrebbe uscire nel 2024, quindi vediamo un po' questo teaser e poi ne parliamo un po'. This is one of those moments. You gotta ask yourself, what kind of life do I want? The world ain't built for guys like us. That's why we gotta take whatever we decide is ours. Those Carmine Falcons right in. Try to push me out. Who are you? You ain't seen what I can do. Step out of line, even once. I'll gut you like a goddamn fish. Can you imagine? The people saying my name on the streets after you're gone. That could mean something. The new kingpin of Gotham. Dai, dai. Ciao a tutti ragazzi, finalmente parliamo di un trailer che aspettavo da veramente tanto tempo. Ci viene offerto un primo sguardo da parte di Matt Reeves alla serie spin-off sul pinguino, comparso in The Batman, che questa serie si collocherà a livello temporale subito dopo il finale del film, dove appunto l'enigmista ha inferto il suo colpo su Gotham City, allagandola tutta, e vedremo gli effetti, sulla città, eccetera, di tutto questo. E mi interessa tantissimo questa serie perché il tono di questo trailer, serie che è ancora in produzione, uscirà l'anno prossimo, quindi ancora c'è tempo, sembra essere molto cupo, molto intrigante, una serie dallo stampo mafioso, con intrighi, tradimenti, sicuramente molto thriller. Vediamo anche l'attrice che appunto interpreterà Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone. Io adoro il personaggio, comparso appunto nelle migliori storie di Batman come Il Lungo Halloween, Vittoria Oscura, scritte da Jeff Loeb e Tim Sale. Non vedo l'ora di vederla. E chissà che non compaia lo stesso Salvatore Maroni, che nel primo film era solo citato. Dire di questo teaser alla fine, si è visto poco, comunque è giusto, in produzione infatti riporta il titolo del trailer, del teaser. L'ambientazione comunque la Gotham è quella che abbiamo conosciuto nel film di The Batman. E ora questa sarà una serie che uscirà su HBO, quindi io penso comunque, come è stata per la serie di The Last of Us, anche uscirà da noi in Italia, penso in contemporanea e il doppiaggio se è una settimana dopo. Spero comunque che esca in contemporanea anche da noi, insomma, non che passino mesi. Però comunque dai, 2024, il film di The Batman uscirà nel 2025, l'anno dopo. Chissà se anche in questa prima stagione, perché comunque il titolo riporta Season 1. Season 1, quindi bah, più stagioni? Chi lo sa? Non è un vero e proprio trailer, è più appunto un primo sguardo, dato che la serie è in produzione, ma già si può capire molto dell'atmosfera e del tono, per l'appunto. Colin Farrell è un attore della Madonna, io l'ho amato in, ad esempio, True Detective, in stagione 2, o in più film di Yorgos Lanthimos, se non sbaglio come nome. Insomma, è interessante vedere il tipo di approccio che ha voluto dare al pinguino dopo che l'abbiamo visto per l'ultima volta al cinema in Batman Il Ritorno del 92, interpretato da Danny DeVito. Questa è un'interpretazione molto più realistica di stampo mafioso, molto simile, molto legata alla versione dei giochi Batman Arkham di Rocksteady Studios. E quindi io sono curiosissimo, sono stra-mega fan del progetto, voglio vedere tutto quello che Matt Reeves ci potrà offrire su questo mondo di Batman, per come l'ha voluto interpretare.
E niente, il trailer mi ha lasciato super mega interessante, voglio vedere di più, voglio sapere di più e non vedo l'ora che esca. Porca miseria, che hype! Speriamo che faccia una comparsatina il nostro caro Robert Pattinson, dai! Chissà anche se nella serie comparirà verso la fine un certo Pattinson, o con la maschera o senza, non lo so. Essendo solo un teaser, comunque già ti mette la curiosità giusta per vederlo, insomma. 2024, lo riguarderemo. Così piano piano Matt Reeves si sta creando il suo piccolo universo. A un certo punto mi sembra che si è intravisto, com'è che mi viene chiamato, Marone? Che nel film di The Batman Falcone l'aveva incastrato, comunque l'aveva mandato in prigione. So, qui mi sembra forse in un frame si è intravisto. A livello di trama non sappiamo esattamente dove andrà a parare questa serie, però dato che nel primo film Carmine Falcone moriva e in questa serie ci sarà la figlia, è probabile ci possa essere un'eventuale battaglia per il potere, appunto fra il pinguino, che era il suo più fidato sottoposto, e la figlia. Sarebbe interessante, anche perché vediamo che lui viene minacciato da quelli che forse sono proprio sottoposti della figlia, del defunto capo in realtà di tutta la città di Gotham, che controllava tutto comunque. Quindi sarebbe interessante se la trama avvertesse su questo, e Reeves aveva infatti detto che questa serie sarebbe servita come da collante per The Batman 2, dove vedremo un pinguino che nel frattempo è salito al potere e che quindi in questa serie verrà mostrata la sua ascesa. Ciò è molto interessante. Curiosità per questo, per questa serie sul pinguino, quindi dai. Spero che la reaction vi sia piaciuta e noi ci vediamo ad un prossimo video.